I trattamenti di radioterapia sono preparati su misura di ogni paziente utilizzando l'attacco di centraggio o di simulazione, sulla quale il medico oncologo radioterapista individua la sede da irradiare, nel nostro caso la mammella sinistra, e gli organi sani da evitare, come il polmone omolaterale e il cuore. Come abbiamo visto, dei pazienti che seguono la radioterapia sulla mammella sinistra presso il nostro centro sono inoltre invitate ad utilizzare la tecnica del Breathold, grazie alla quale otteniamo due TAC, una al respiro libero e una al respiro controllato nella massima ispirazione. Le due TAC sono messe a confronto dal medico con lo scopo di valutare il reale vantaggio di questa metodica sul cuore, in quanto, come possiamo vedere, nella TAC a respiro libero il cuore è posizionato subito al di sotto della mammella da irradiare e in caso di trattamento riceverebbe una dose di radiazioni considerevole. Al contrario, nell'attacco ottenuta trattenendo il respiro, il cuore si posiziona molto più distanziato dalla mammella, permettendo così di ricevere molte meno radiazioni durante il trattamento. È importante precisare, però, che non sempre è necessario un trattamento della mammella sinistra con la tecnica del Breathold, in quanto molte pazienti presentano una conformazione anatomica favorevole, grazie alla quale il cuore è già posizionato ad una distanza che gli permette di ricevere meno radiazioni, sia con una tecnica standard che con il controllo del respiro. In questi casi, il medico, valutata la situazione favorevole, programmerà un trattamento radiante standard.